Allora, siamo qui con Serena Trippetti, che ha curato l'allestimento della mostra e anche è stata proprio il curatore scientifico dell'allestimento. Come nasce, l'idea di realizzare questa mostra? Beh, il progetto era già partito nel 2019 a seguito degli studi del materiale ceramico emerso proprio dai dragaggi del 2007 da San Pediciano, che era stato fatto in occasione delle tesi di laurea dai dottori archeologi Daniele Cresta e Federico Torini. Questi due ragazzi, insieme con Ermanno Gambini, direttore del museo, nonché grande studioso del lago Trasimeno e soprattutto dei livelli del lago Trasimeno, che tanto influenzano sia l'ambito delle coste, la vita sulle coste, che in generale tutta la geografia del lago. Quindi, dicevo, partendo da questi studi, è stato proposto al Comune di Magione l'allestimento, quindi il progetto espositivo, la mostra, e che ha trovato un favorevole riscontro nella persona di Vanni Ruggeri, l'assessore alla cultura, che ha fortemente voluto questa mostra e questa esposizione. E l'intero progetto è stato supervisionato dalla dottoressa Paola Roni, funzionario archeologo per la Soprintendenza dell'Umbria. Nel 2007 furono rinvenuti tantissimi materiali archeologici provenienti dalla Darsena Nuova di San Pediciano. Quei materiali purtroppo provengono da contesti stravolti perché la draga, con un movimento rotante e aspirante, sconvolge il contesto. Ora, purtroppo la mancanza di un contesto a livello archeologico è una grave mancanza, una grave beffa, però riusciamo comunque a datare e a ricreare quelle che era la vita sulle coste del Trasimeno nel X secolo avanti Cristo. Come curatore scientifico, no? Nel pensare quindi a impostare una mostra anche così complessa, qual è stata la modalità di lavoro? Il progetto iniziale era quello di non solo testimoniare la vita sulle coste, ma anche dimostrare i contatti, i commerci, se vogliamo, che le popolazioni di questa zona, quindi del Trasimeno, intrattenevano con le aree dell'Adriatico, con il versante tirrenico e addirittura con la zona della Sardegna. Per creare quindi questa rete, ecco, io direi che proprio rete era la parola d'ordine che muoveva il mio progetto iniziale, questa rete che doveva essere una comunicazione, un'interazione fra diverse realtà di tutto il centro Italia sostanzialmente. Poi dicevo c'è stato il Covid che ci ha non solo rallentato ma ci ha veramente bloccato in certi termini. Quindi l'idea è stata quella di modificare il progetto, non più ragionando in termini di confronti con le altre popolazioni e quindi con le altre realtà, ma puntando l'attenzione sul nostro materiale, perché il nostro materiale è un unicum. E su questo è stato veramente decisivo l'aiuto dell'archeologia sperimentale. Ho coinvolto un gruppo di archeologia sperimentale che è Archè, archeologia sperimentale di Grosseto, che mi ha aiutato nell'allestimento, nella riproduzione della capanna, dell'interno della capanna, dando quindi un valore non solo di più facile fruizione, ma anche didattico. Questo Sì. allestimento completa un'idea di museo. Con questa cosa diventa in questo periodo questo museo, secondo te? Il Museo della Pesca è un punto di riferimento per la comunità di San Pediciano, che comunque è una comunità, nasce come comunità di pescatori. Questa mostra in aggiunta è un ulteriore motivo di vanto, credo, perché rappresenta quelle che è le origini e anche le origini più antiche della popolazione che risiedeva qui. Quindi io credo che l'importanza di questa mostra non sia solo e soltanto l'aspetto scientifico o magari l'allestimento, ma sia proprio l'idea, il concetto di aver riportato, seppure temporaneamente, un materiale che è proveniente da San Feliciano a San Feliciano. E quindi l'idea è che la popolazione sia la prima a fruire di questo allestimento, di questa mostra, ed anche la prima a proporre poi ai turisti, al pubblico, questa esperienza come, diciamo, integrazione alla visita del paese.